Come fa un prodotto a diventare un best seller? Qual è il meccanismo che è alla base di questa magia? Qui presentiamo un modello sociologico che descrive l'adozione o l'accettazione di un nuovo prodotto o innovazione in base alle caratteristiche demografiche e psicologiche dei gruppi adottanti definiti. Stiamo parlando del Technology Adoption Life Cycle. In questo articolo parleremo del modello andando a descrivere i principi di classificazione della clientela e cosa permette ad un prodotto di fare il salto, passando da pochi a molti esemplari venduti. Al termine dell'articolo, come di consueto, riassumeremo in tre punti il percorso e come approfondire ulteriormente gli argomenti trattati. Buona visione! L'introduzione di un'innovazione nel mercato trova sempre delle resistenze. Che sia un vincolo tecnologico, strutturale o semplicemente di mentalità, avere la chiave di lettura per poter aggirare tali vincoli è fondamentale. Il Technology Adoption Life Cycle è stato introdotto per la prima volta dal teorico organizzativo americano Geoffrey Moore nel suo libro del 1991 Crossing the Charms. Si basa sulla ricerca della diffusione di innovazione e spiega perché le organizzazioni con prodotti e o tecnologie innovative trovano difficoltà a raggiungere il successo sul mercato. L'idea di base è quella che l'intero mercato può essere rappresentato con una curva a campana che può essere divisa in segmenti in base alla volontà della clientela di adottare le nuove tecnologie. Possiamo identificare due gruppi principali, l'early market. In questo gruppo rientrano tutti quegli utenti che sono affascinati e profondamente interessati da ciò che è nuovo. Sotto alcuni aspetti possiamo identificarli come i fanatici della novità. Devono disporre dell'ultima tecnologia prima degli altri. Avete presente quelle persone che fanno ore di fila davanti a un negozio della Apple il primo giorno della commercializzazione del nuovo iPhone? L'altro gruppo è il mainstream market. Mainstream è un termine che ormai è sostituito nel marketing massa, ma non nel senso dispregiativo. In questo gruppo ricadono tutti quei clienti che non sono fanatici, ma che hanno la medesima volontà di consumare o acquistare uno stesso prodotto. Insomma, di condividere la stessa esperienza di acquisto. Vuoi che si trovino bene con un negozio o un prodotto? Vuoi che non hanno voglia di fare ricerche comparative? O magari più semplicemente che hanno trovato un'offerta a buon mercato? In ognuno di questi gruppi, a loro volta, possiamo identificare dei segmenti di clientela aventi caratteristiche simili. L'early market è suddiviso in innovators e early adopters. Gli innovators sono gli innovatori, ossia sono i primi individui ad adottare un'innovazione. Gli innovatori sono disposti a correre dei rischi. Di solito sono i più giovani e con la giusta disponibilità economica. Si tengono costantemente aggiornati, tenendo un stretto contatto con gli altri innovatori. Nonostante le possibilità di acquistare un prodotto fallimentare, magari non all'altezza dei precedenti modelli o della concorrenza, assorbono questo rischio grazie alle loro risorse finanziarie disponibili. Quindi, se insoddisfatti, possono investire su altri prodotti senza problemi. Gli early adopter, invece, sono circa il 13,5% dell'intera campana. Sono interessati all'innovazione dal punto di vista più scientifico rispetto agli innovatori. Prima di effettuare un acquisto, valutano se stanno facendo una scelta oculata per mantenere il loro vantaggio rispetto agli altri. Per loro il prodotto, pur rimanendo uno status symbol, è un investimento ponderato. Questi individui hanno il più alto grado di leadership d'opinione tra le altre categorie di adottanti. Nel mainstream market riconosciamo tre sottogruppi, l'early majority, il late majority e i laggards. Con gli early majority, che sono il 34%, entriamo nel primo segmento della massa. Qui troviamo gli individui che adottano innovazioni dopo un periodo di tempo significativamente più lungo rispetto agli innovatori e agli early adopter. Tende ad essere più lenta nel processo di adozione, ha uno status sociale superiore alla media, contatti con gli early adopter e raramente ricopre una posizione di leadership d'opinione in un sistema. Passiamo quindi ai late majority, che anche loro sono il 34% dell'intera campana. Questi individui si avvicinano a innovazioni con un alto grado di scetticismo, e solamente dopo che la maggior parte della società ha adottato l'innovazione. Sono persone tipicamente scettiche sull'innovazione, hanno uno status sociale al di sotto della media, non dispongono di risorse economiche adeguate, se acquistano un prodotto devono essere certi di non aver buttato soldi al vento, e pochissima leadership d'opinione. Infine troviamo i laggards, che sono il 16%. Sono sempre gli ultimi ad adottare un'innovazione, mostrano poca o nessuna leadership d'opinione. Questi individui in genere hanno un'avversione al cambiamento e tendono ad essere in età avanzata.
tendono a concentrarsi sulle tradizioni, probabilmente hanno uno status sociale molto basso, una minore disponibilità economica e in contatto solo con familiari e amici per poter scegliere un nuovo prodotto. Mentre gli innovators e gli early adopter sono costantemente alla ricerca di modi per fare meglio le cose e considerare la tecnologia e le innovazioni come fonti di vantaggio competitivo, sono infatti spesso disposti a pagare un premio per le nuove innovazioni, anche se in alcuni modi potrebbero mancare o persino essere difettose. La maggioranza, tuttavia, è molto più pragmatica e avversa al rischio. Cercano soluzioni sicure ad un prezzo ragionevole. Tra i due gruppi è presente un ostacolo, l'abisso, the chasm. Per attraversare questo burrone e quindi fare il salto in un business più incisivo, le aziende devono trovare nuovi modi per rendere i loro prodotti più attraenti agli occhi del mainstream. Questo spesso comporta snaturare il prodotto originale così come è stato sponsorizzato dagli innovators e dagli early adopter. Trasformare il messaggio da «non ci sono prodotti avanzati come il nostro» a «un prodotto che funziona, facile da usare ed economico» è un doloroso compromesso. Tuttavia fare il salto comporta avere un'attività più scalabile e più redditizia, poiché il mainstream è il punto in cui iniziano le economie di scala. Affinché un'innovazione abbia successo e trovi il modo di conquistare il mercato, è necessario superare questo abisso. Riassumiamo i tre concetti principali del modello. L'early market sono tutti quegli utenti che sono affascinati e profondamente interessati da tutto ciò che è nuovo, sono i fanatici della novità. Il Main Street Market, tutti quei clienti che hanno la medesima volontà di acquistare uno stesso prodotto, insomma, di condividere la stessa esperienza di acquisto. The Chasm, l'ostacolo da superare per rendere i propri prodotti epici. Fare il salto significa a volte snaturare il prodotto per renderlo più confortevole al mercato. Il modello Adoption Lifecycle è diffuso sia in framework di vendita che in quelli di innovazione. Possiamo trovare riferimenti in Innovation Management, la sociologia dell'acquirente e modelli di marketing. Senza dubbio suggerisco Crossing the Chasm, il libro che ha esportato questo modello nel mondo. L'autore, già citato in precedenza, è Geoffrey Moore. È nato nel 1946, è un teorico organizzativo americano, consulente gestione e autore. Altro libro da tenere in considerazione è The Innovator's Dilemma, una pietra miliare nell'innovazione. Il suo autore è Clayton Christensen, nato nel 1952 e morto nello scorso anno nel 2020. È stato un accademico e consulente aziendale americano che ha sviluppato la teoria dell'innovazione dirompente, che è stata definita l'idea imprenditoriale più influente del XXI secolo. Siamo arrivati al termine del video. Se ti è piaciuto o pensi che potrebbe interessare i tuoi amici, condividilo e iscriviti al mio canale YouTube o metti like sulla mia pagina Facebook, o se preferisci il podcast, mi trovi anche su Spreaker.